Oggi parleremo di Hunted, The Demon's Forge, che è stato definito un action RPG dark fantasy. In realtà, altro non è che un hack and slash, in quanto dopo un po' ci ritroveremo soltanto ad uccidere tutto quello che incontreremo. Questa volta non vi annoieremo con il racconto della trama, perché la storia di questo titolo non fa che da tappeto alle azioni di gioco, ricalcando le classiche trame fantasy con orchi, belle donne da salvare ed elfi. Appena inizieremo a giocare, stenteremo a credere che quello che stiamo vedendo sia realmente l'Unreal Engine. Le texture di bassissima risoluzione, la poca cura dei modelli e le animazioni scattose non sono certo cosa comune in tale motore grafico, che ci ha abituati a ben altri livelli. Altra cosa insolita sta nel filmato introduttivo, totalmente ridoppiato in italiano. Una volta invece arrivati in game, tutti i dialoghi saranno totalmente in inglese. Il gameplay è lo stesso visto in altri centinaia di titoli del genere, anche se per un occhio attento sarà lampante il fatto che le meccaniche sono state copiate totalmente da Gears of War. Azioni come ripararsi dietro un muro, scavalcarlo o la corsa risultano delle brutte copie del titolo di punta della Epic. Abbiamo la possibilità di utilizzare due personaggi, ma la decisione obbligata ci ha fatto storcere il naso. Infatti, questo toglie ancora di più libertà al gameplay, che già soffre della sindrome del binario obbligato da dover seguire. Tutto risulta molto noioso dopo pochissimo tempo, e la modalità co-op purtroppo non aiuta ad aumentare la longevità del titolo. Il voto di Gamers Zoom è 4,5, delusione.